Ciao amici di Marketing Cagliari, siamo al birrificio di Cagliari con Marco che ora ci racconterà la sua storia. Marco, la domanda da un milione di dollari. In tre minuti, ci racconti da dove arriva Marco, dove nasce e come è arrivato oggi qui al birrificio? Allora, Marco nasce a Cagliari, a Pirri precisamente. A Pirri. Niente, da una famiglia in realtà di economisti, perché mia madre insegna economia, i miei fratelli sono docenti di economia, e io ho fatto delle scuole di ragioneria con scarso successo, quando avevo ancora i capelli lunghi, oltretutto, e poi niente, ho fatto qualche anno di studio di informatica. Però diciamo che l'istruzione scolastica, l'istruzione italiana non mi ha convinto appieno e quindi ho fatto la mia prima esperienza da imprenditore, una società che si chiamava Servizi Pale Management, insieme a mia madre tra l'altro. Quindi in quegli anni ho imparato un pochettino cosa vuol dire fare impresa, cosa vuol dire fare un business plan, un piano di marketing. Okay. Quindi sono, diciamo che sono le basi che mi sono servite poi per il lavoro fondamentale attuale. E dopodiché nel 2007 ho iniziato a progettare questa esperienza e il 4 agosto 2008 aprimo le porte del birrificio di Cagliari. Mm. E come ti è nata l'idea del birrificio? Allora, l'idea nasce innanzitutto da un amore verso la bevanda birra. Diciamo che facendo diversi viaggi in giro per il mondo, la mia considerazione al ritorno è sempre stata la stessa. Perché in Germania, visto che in Belgio, che in Inghilterra riesco a bere delle birre spettacolari, poi torno nella mia amata città e questo non è possibile? E la risposta a questa domanda l'ho voluta dare io, nel senso ho cercato di fare un prodotto di livello più alto che fosse diverso da quello che si era soliti bere. Poi il birrificio di Cagliari nasce, come dicevo prima, da un forte studio, perché noi ci abbiamo messo prima di aprire più o meno un anno. Uh-huh. Abbiamo studiato bene il mercato, abbiamo visto cosa era presente nel mercato, abbiamo studiato gli altri birrifici già presenti in territorio italiano. Okay. I birrifici che lavoravano come brew pub come volevamo fare noi. Okay. Quindi il business plan, quindi tutto appunto uno studio di mercato. Dopodiché quando avevamo o pensavamo di avere le idee chiare, abbiamo deciso di avviare l'attività. Ok. E se posso chiederti quali erano ai tempi dell'avvio le paure, i dubbi che ti attanagliavano, che ti arrovellavano? Ma la paura principale è proprio nel fatto insito dell'impresa. L'impresa per sua natura rischia. È un rischio. Quindi per quanto tu possa fare bene tutti i tuoi calcoli, alla fine non sai se effettivamente i futuri clienti, il mercato riceverà in maniera positiva la tua offerta. Quindi la paura è proprio nel fatto che l'investimento che abbiamo fatto è un investimento importante. Fare un buco nell'acqua sarebbe voluto dire, insomma. Un buco importante. Un buco importante, così. Quali sono state le difficoltà di lavorare qui a Cagliari? La difficoltà principale è data dal fatto che nell'isola non esisteva un'attività come la mia. Quindi le persone, ma in gran parte ancora oggi, erano abituate a bere una birra vista come una bibita piuttosto che una bevanda. Quindi una birra servita ghiacciata, spesso bevuta al bacio e con una gasatura oltre le stelle, insomma, sì. Invece noi abbiamo portato un prodotto più in linea, come dicevo prima, sui standard europei delle birre da chi ci ha insegnato a far birra, ovvero Germania, Belgio, Inghilterra, e quindi una birra che non è servita ghiacciata, anzi servita intorno ai 5 gradi, perché se serviamo una birra o qualunque pietanza, bevanda ghiacciata, le papille gustative non sono recettive, quindi stai bevendo fondamentalmente niente. Invece noi facciamo birre non filtrate, non pastorizzate, senza nessun additivo, colorante, conservante, e
quindi noi ci interessa proprio il contrario, ci interessa che le persone riescano ad assaporare bene i gusti che la nostra birra riesce a offrire. La gasatura, un altro aspetto, che la birra non deve avere una gasatura eccessiva, deve avere una carbonatazione giusta, e quindi abituare il cliente cagliaritano a un tipo di birra diverso, soprattutto inizialmente, ripeto, ancora oggi è una battaglia apertissima, ma inizialmente l'osservazione è la birra è sgasata, la birra è calda. Fortunatamente negli ultimi forse 20 anni le compagnie low cost ci hanno aiutato, nel senso che anche i sardi viaggiano molto di più e quindi hanno imparato. Sempre di più mi dicono, ah sai, questa birra mi ricorda la birra che ho bevuto qua piuttosto che là, e allora lì capiscono magari che stiamo offrendo un prodotto di una qualità diversa. Non si dice superiore, no, si dice diversa. Ok, inizialmente quindi eravate in due? Inizialmente eravamo due soci. Ok. Oggi sono invece da solo al timone dell'azienda, e anche per quanto riguarda i collaboratori che abbiamo sono cresciuti notevolmente. Quanto siete adesso? Oggi sono arrivato ad avere 14 dipendenti, tra cucina, sala, produzione e amministrazione. Poi ci sono io che faccio tutto invece. Cucina, sala. Il tutto a fare. La cucina no, in realtà, tutto il resto però. Ok, abbiamo visto le paure, le difficoltà iniziali di far partire appunto l'impresa qui a Cagliari e l'errore imprenditoriale più grave che hai fatto. Allora, uno degli errori, perché poi se ne fanno tanti, nei 9 anni di attività, ahimè, nel senso sono stati fatti errori, soprattutto inizialmente abbiamo sottovalutato il successo che avremmo avuto. Quindi l'impianto era sottodimensionato rispetto alla birra che ci serviva. E quindi noi abbiamo fatto dei calcoli e in realtà abbiamo superato notevolmente la più rosea aspettativa che avevamo, l'abbiamo superata notevolmente, quindi ci siamo trovati a un certo punto dove dopo 2 mesi dell'apertura abbiamo dovuto già integrare con dei nuovi fermentatori l'impianto. Questo diciamo un errore cruciale iniziale. Errori purtroppo che si sono ripetuti, magari sono talvolta, ma questo capiterà sempre, nella scelta di qualche collaboratore che poi non si rivela magari quello per quello che era stato assunto. Era stato assunto per le aspettative che si avevano su di lui. Quindi questi purtroppo però con le risorse umane sono problemi che si ripetono. Non spessissimo perché ho una squadra veramente in gamba e quindi ho trovato dei collaboratori veramente validi, però ogni tanto capita qualche... Il pericolo c'è. Esatto. E vabbè, lì, siamo esseri umani. Grazie Marco per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Grazie al birrificio di Cagliari e lasciamo la seconda parte dell'intervista a Nicola. Nel frattempo... Salute! Salute!